a tutti ragazzi, io sono Carly e questo ovviamente è Cimmia, col braccio a penzoloni. Benvenuti in questo nuovissimo video, oggi torna il nostro appuntamento settimanale su Reddit dove spunciamo i bug di Minecraft e tutte le cose interessanti di questa settimana. Iniziamo con questo post che già fa ridere così, solo al primo frame. Perché esattamente ci sono 40 villager su un solo letto? E perché si spostano così? Sembrano dei vermi che strisciano sul letto. Terribile! Mi fa sempre ridere come qua vengano mostrati dei bug che sono al di fuori di questo mondo proprio. Non so sinceramente se questa immagine è vera, ma se è veramente così come spiega, non ha senso. Questo ragazzo ha trovato il tesoro nascosto così in superficie. Può essere un bug? Effettivamente è in modalità hardcore, quindi potrebbe anche essere, non escludiamo nulla. A voi è mai capitato una cosa del genere? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Questa è la barca dell'olandese volante, c'è una nave naufragata sospesa nel cielo ed effettivamente non ha senso. E guardatelo, mostra addirittura la mappa, credo. Si sta riferendo a questo pezzo, mi sembra di sì però. Potrebbe essere, quindi o è un'isola sospesa fatta di legna o è una nave naufragata, non si capisce. Comunque fate caso al fatto che tutti questi bug sono quasi sempre nella versione Xbox. Non si sa per quale motivo, ma lì Minecraft è buggatissimo, vedrete cose incredibili e sovrannaturali. Questa persona ha postato questa foto con davanti la croce di Herobrine e ha scritto: per caso Dio sta cercando di mandarmi un segnale? Forse sì, io farei attenzione prima di andare a dormire sicuramente. Che vedo che c'è la minimappa qua in alto. Ah, c'è una Pokéball! Ah, bellissimo! Cosa? Wow! È fantastico! È un'isola sospesa! È un'isoletta nel mare! Che bella! Credo finora il bioma glitchato più bello che abbia mai visto e ne abbiamo visti veramente parecchi, ma questo! Con addirittura la foresta! Ci sono le querce, i funghi, gli abeti. Potrei seriamente vivere qua per sempre. Questo ci mancava, il bioma del ciliegio composto da solo un albero. È la cosa più triste, credo, che vedremo oggi. Che tristezza! È lì solo, spaesato. Ormai di biomi microscopici ne abbiamo visti veramente di tutte le salse e ogni volta giuro che mi sorprendono sempre di più. Questa è una cosa da 500 IQ. Non ci avevo pensato effettivamente, ma puoi fare tantissime pixel art con i petali. Che bello! Guarda il cuoricino, poi è perfetto. Anche lo smile. E la ragazza che ha postato questo ha scritto: probabilmente non sarete sorpresi, ma io ti giuro. Non mi è neppure passato per l'anticamera del cervello di poter fare qualcosa del genere. Come sempre in questa serie mi piace tantissimo aggiungere anche i matti dell'internet. Matti ovviamente per dire, perché non sono matti, anzi sono dei pro builder che costruiscono. E questo ad esempio ha fatto New York e le Torri Gemelle. Ma con dei dettagli, dei dettagli. Hanno più tempo libero di mia nonna queste persone. Ciao nonno, un saluto. Ma torniamo sulla strada dei bug più strani di Minecraft. E perché proprio da PlayStation? Abbiamo un cane che per qualche motivo è arrabbiato, ma che in realtà non è arrabbiato, è tuo amico, quindi puoi lo stesso portartelo in giro, farlo sedere e farlo alzare. Cosa? Perché esistono ancora dei bug del genere? Sono passati ormai 20 anni dalla creazione di Minecraft. No, dai, 20 anni è un po' too much, però comunque ne sono abbastanza. Comunque ne sono passati tanti per aggiustare questi bug. Perché ancora ci sono? Se posso dire, sicuramente un cane stiloso e molto raro. Questo ragazzo sta giocando in Bedrock Edition e a quanto pare scrive che c'è stato un bug incredibile che gli è costata la vita. So già cosa. Come va a finire? Lui sta scappando dal creeper. Scommetto che lo raggiunge. No? No! E qua dici: è arrivato quel momento della giornata in cui odio Minecraft e spegni tutto e basta. Com'è accaduto? Era letteralmente qua. Aveva tutti i cuori. Aveva tutti i cuori e lui è scoppiato qua. Ma in che senso? Sarei veramente arrabbiatissima se mi accadesse una cosa così. Geniale! Prendete i miei soldi!
Prendeteli! Prendeteli tutti! Esiste una mod che ti fa individuare la sabbia sospetta! Io che sono sempre orba, sia su Minecraft che nella vita reale, sono sicura di essermi persa almeno 10 stack di sabbia sospetta. Mi servirebbe questa mod. Questa persona ha postato il video e ha scritto: il mio più grande, tra virgolette, sono sopravvissuta a questo. Vediamo di cosa si tratta. Ok. Sopravvive? Siamo certi o ci sta baitando? Oh mio Dio, è sopravvissuto. Che ansia, che ansia, che ansia, avrei panicato tantissimo. Mamma mia, ma che poi scusate, aveva il totem. No. Quando ti senti inutile pensa al totem della non morte di questo tizio. Beh, vabbè ragazzi, è il panico. Sul momento non ti accorgi delle cose che effettivamente hai, non riesci a usare il cervello. Ed è stato un ghast che l'ha buttato giù, mamma mia. Per fortuna che aveva a portata di mano le mele. Con due patate al forno non si salvava questo. Questa è una farm di ossidiana illegale. Perché? Sembra funzionale. Ok, no, non è funzionale per niente. È normale che faccia così? Che non prenda il blocco? Poverino. Voi non vedete la sua faccia, però guarda proprio come ha gli occhi spenti, tristi e depressi. Non posso credere ai miei occhi, giuro, giuro. Che sta succedendo qua giù? È una vena infinita questa di ferro. A quanto pare c'è una possibilità su un trilione di trovarla, ho letto nei commenti. Sicuramente io su Minecraft non l'ho mai trovata e anzi, anche se l'avessi trovata non mi sarei mai accorta del ferro dietro. Avrei preso magari solo i primi due blocchetti e non sarei mai andata avanti. E chissà quanti di noi è capitata una cosa così. Magari tutti, almeno una volta nella nostra vita, abbiamo avuto un'occasione del genere sotto il naso e non ce ne siamo accorti. Qua ragazzi non so se ridere o piangere. Questo player aveva la mappa in mano e in un qualche modo ha resettato Minecraft e adesso, come sole, ha la mappa. Non ho una spiegazione, tra l'altro, poverino, chiede pure aiuto nei commenti, dice: vi prego, qualcuno sa fixare questo problema. Non si sa, ma ci sono anche altre foto. Vi dirò, il sole che tramonta ha un certo fascino, è quasi aesthetic. Con questo viola che spunta fuori, può starci, può starci. Non mi dispiacerebbe giocare in un mondo dove al posto del sole c'è la mappa. Troppo luminoso. E come sempre tutti i giocatori del mondo trovano sempre, dico sempre, tutti i biomi fighissimi e io no. Ma ti sembra che uno deve avere il K2 davanti? Cioè K2 e Monte Everest insieme. Wow! Non so neppure come commentarlo, sono invidiosa ma allo stesso tempo wow! Oh sì, qua sì che verrebbe una vaniglia. Muah. Guardate, il pavimento sembra pure perfetto per iniziare a costruire una vaniglia qua. Voci narrano che la Bedrock Edition sia una delle versioni più buggate del mondo e ci aggiungerei anche la versione dell'Xbox e quella della PlayStation, proprio non c'è una cura. E infatti questo poverino stava volando, gli si è aperto il mondo sotto e... Adios! Mio amico, adios! È andato via, ciao! E niente, sei morto, sei caduto fuori dal mondo, è colpa tua, non dovevi entrare dentro evidentemente. Cara Mojang, ma li vogliamo sistemare queste cosucce? Questa scena mi ricorda quel giorno in cui io e Ale abbiamo fatto ballare Spider-Man e Venom insieme. Uguale, due creeper con questo sfondo romantico di petali rosa che guardano le stelle. Oh, all'interno di una barca su un prato. Che cosa romantica. Oh, il polipetto gli ha salvato la vita, guarda. Gli ha messo la bollicina attorno alla testa. Infatti vedi qua sotto ci sono. Che carino. Io lo adotterei a questo punto. Gli darei un nome e tienilo in casa. Intrappolalo. Costruiscigli un habitat. Questo è il modo migliore per fare la farm di ossidiana. A quanto pare con questo bug puoi lasciare il blocco un po' spezzato. Ah,
Cos'è successo? L'ha ripiazzato? Ma in che senso? Cioè, allora tolgono il blocco, lui non lo distrugge, ma lo distrugge l'altro con l'asce netherite, ed è fatta tutto qua! Ma immaginati poi chi ha scoperto questa cosa. Cioè, si è messo lì a dire no, lascio il blocco a metà, poi rompo il blocco con l'asce netherite, poi piazzo un altro blocco e si crea l'ossidiana. Pure l'uovo, cosa c'entra l'uovo? No, scusate, me lo sono persa. Non ho capito molto bene cosa è accaduto in questo video. Però se qualcuno sa di questo trucchetto, allora me lo faccia sapere qua sotto nei commenti. Sono curiosa di provarlo. Questa mamma ha fatto per il suo bambino il costume da creeper e scrive che adesso lui scende sempre dalle scale e accoglie così gli ospiti in casa. Io morirei se un creeper mi si presentasse davanti, letteralmente. Che cosa carina! Guarda com'è tutto fiero, ma poi che bel costume! L'ha fatto tutto lei! Wow! Io scapperei. Questa persona ha praticamente appena interrotto la convention settimanale dei creeper. Sono tutti infuriati. Stanno parlando di cose di lavoro. La volete vedere una cosa pazza? Cioè, concludiamo questo video in bellezza. Esiste questo video su YouTube, credo fatto da un player russo, a giudicare dalle scritte, che, ascolta, ascolta, dura la bellezza di 90. 4 ore, 94 ore su Minecraft. Tutto bene, sei vivo ancora. E praticamente nei commenti dicono che lui ha giocato 94 ore non stop. Quindi immaginati mangiare, dormire, hai sonno, ti vuoi lavare, fai la pipì, l'acqua. 94 ore senza tagli. Pazzi, 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 pazzi. Beh, ragazzi, che dire, io spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente io adoro questa serie, mi piace sempre spulciare insieme a voi tutti i bug più strani, incredibili nel mondo dell'internet. Da Carly e da Cimia è tutto, noi ci vediamo prossimamente con un altro video. Ciao!